Ragazzi, buongiorno a tutti. Sono ritornato a Istul, al tornante a quota 1725 metri. Il tornante sarebbe questo. Zona che ho poco frequentato con gli sci, ma che è molto molto carina, soprattutto quando rischio valanghe in alta Valle d'Aosta e medio alto. Oggi sono tutto da solo e punto la punta, scusate il gioco di parole, Palasina, che è un bel 2007 sci alpinistico e si va. Ecco qua, si mettono gli sci proprio qui sul tornante a bordo strada e si parte accostando le piste da sci di Estoul qui nel boschetto. Il primo tratto dell'itinerario che passa praticamente al fianco delle piste da sci chiuse ad oggi di Estoul è in comune con la gita che ho fatto non troppo tempo fa al Monte Bieteron, che è quello che potete vedere proprio lì davanti a me. Spunta il sole, giornata fredda, sono partito con meno 6, ma è fantastica. Situazione strana, in alcuni punti, guarda che spettacolo, quanta polvere, e in altri è tutto pelato, nonostante che ha nevicato l'altro ieri, poi ieri ha fatto freddissimo. Qua tocca tracciare in cima agli impianti da sci, la girano, magari sono aperti. Boh. Comunque vi mostro il crocevia. Praticamente la mia meta è lì, quella in mezzo, punta Palasina. L'altra volta sono andato lì, che è il Bieteron, e qua continuerò, se non ricordo male, su una specie di poderale in falso piano per poi attraversare la conca e spuntare dal lato rifugio alto. Guardate che giornata, quella punta qua e il bianco in bella vista, non c'è una nuvola. A destra Bieteron, a sinistra Palasina, che bellezza. Si attraversa sotto i pendii del Bieteron, fate attenzione qui nel caso ci dovesse essere tanta neve, perché è un canale valanghivo. Lo si attraversa, si arriva sul fondo e si attraversa la conca per puntare poi i pendii finali. Pietro e la sua rete nord, Alpe Palasina, ovviamente dietro il Palasina. Finalmente anche il sole, all'ombra fa un bel freschetto. Ultima fatica, il pendio finale, 200 metri circa. Questo è il panorama da poco sotto la vetta. Una conca veramente magica, sempre bello, sia d'estate che d'inverno. Ultimo strappo, siamo in vetta. Una classica sci alpinistica della zona. 3, 2, 1, pronti per la sorpresa. Bam! Cervino.
sole, ragazzi, si sta da Dio, non andrei più via da qua. Magnifico. Vi faccio un breve recap delle punte. Corno Vitello, dovrebbe essere la Valfredda, Valnera, Bieteron, le Dame di Sciallani in bella vista davanti a me, poi di qua Tersiva, Emilius, qui davanti il Corno Bussola, d'estate, e qua ragazzi il Super Cervino, dai, si scende. Vediamo di non prendere troppe rocce perché qua è messa malina la situazione. Dio dello sci-alpinismo, ti prego, fammi evitare le rocce. Yuhu! Polverella! Bella polverina! Bello, ragazzi! Sono ritornato all'Alpe Paladina. Prendo la Foderale, Ravano qui un pezzo, prendo la Foderale. Che figata, ragazzi, velo di polvere e lasciare andare, e lasciare andare, ragazzi. Io con questi ultimi 100 metri di ski disagio vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!